Stone Fighter TV. Yeah, Stone Fighter TV. Stone Fighter TV. Yeah, Stone Fighter TV. Prendi un destro e un sinistro e forse un low kick. Sei sul magico schermo di Stone Fighter TV. C'è la Fauci Francesco e non ti perdere il film. Se non piace la lotta, non passarci da qui. Stone Fighter TV. Eccoci qua. E allora, boom 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 boom. All right. Giovanni, quanti minuti è? Intanto mi sta raggiungendo l'organizzatore Emanuele Di Fatta. Allora, vai Manu, avvicinati questo, più vicino possibile. Ok. Più vicino ancora. Ancora. Guarda, guarda me, guarda me. Senza che ti impressioni. Sono emozionato. La prima volta che faccio il cronista. Il cronista. E allora, quindi, qui abbiamo angolo rosso, sei dita Gabriele, peso 67 kg. Siamo nella zona sparring time, ovvero... In realtà non è una vera e propria sfida, giusto Manu? Sì, diciamo che nasce come test match questo incontro. Ok. Ma sono sicuro che comunque si daranno comunque il massimo. Perché una volta che si sale lì, l'obiettivo è far vedere sempre chi è il migliore. Certo, quindi assolutamente. O si chiama match o si chiama test match, si picchieranno comunque. Sì, però non ci saranno vincitori, giusto? Non ci saranno vincitori. Quanti round sono? Solo lividi. Solo lividi, dico, ma quanti round saranno? Se non sbaglio dovrebbero essere 3 round a 2. 3 da 2, ok. Se non sbaglio dovrebbero essere 3 da 2, sì. Partiti. E allora, angolo rosso 6 dita. Angolo blu abbiamo Puglisi. Bello il kick. Bello pulito. Bello pulito. 6 dita. 6 dita. Aiuta pure Emanuele con i nomi, perché giustamente conosco, allora, conosco entrambi gli atleti, sono degli ottimi atleti. Ricordiamo, sei dita del maestro Vaccaro, atleta del maestro Vaccaro. Ok. Beh. Andiamo. Bella combinazione. High kick adesso di Puglisi. Stanno giustamente studiando, prende l'iniziativa in questo caso Puglisi, ma risponde sei dita. Un ottimo scambio. Sì, 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 mi piace molto il modo in cui dà il low kick. Sei dita. Sei dita, sì, sì. Niente male, niente male. Bello il low kick a conclusione, ma risponde di rimando Puglisi. Opla. Facciamo un po' di action movie. Not bad, e ci piacciono queste cose, assolutamente. Va a vuoto, in questo caso sei dita. Amministra Puglisi. Bravo, bravo, chiude sempre con i calci, sì, chiude sì. Sempre con i low kick e li mette abbastanza bene. Sì, sì, sì. Risistemano le protezioni. Allora, ricordiamo che questo è un sparring match, infatti vedete hanno i corpetti entrambi i due atleti, proprio perché... trattasi di sparring e non di vero e proprio incontro, anche se, eccolo, attenzione, prendeli subito l'iniziativa, ma riceve un gancio sinistro Puglisi da parte di Sedita, ma ci sta perché si è scoperto Emanuele, poi il calcio a gancio. Ma questi low kick fanno male. Sì, sì, sì. Ma Puglisi vedo che risponde di rimando abbastanza bene. Fine della prima ripresa. E allora, vediamo un attimino Puglisi. E allora, tra i suoi sport, no, discipline praticate, ginnastica artistica, box. No, perché vedevo questo calcio a gancio che ha dato poco fa, che non è classico di chi fa kick. Ma no?
Cioè, non lo so, che dici? Magari viene da altre discipline e poi si è adattato a... Sì, è andato questo... Come dire, questo low kick interessante. Anche quel calcio che aveva tirato, come si chiama, la girata che aveva tentato. È vero, era un pochettino particolare. Interessante, interessante. Comunque, un ottimo sparring. Sì, 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 si stanno, i due ragazzi si stanno divertendo. Diciamo, li vediamo qua che stanno rifiatando. Ricordiamo, sono due round da due minuti. E allora, invece Puglisi è del team Sosta? Sì. Ok. Ricordiamo, sotto i 67 kg. Pronti per il secondo round? Partiti! Prende subito l'iniziativa Puglisi! È aggressivo! Aggressivo Puglisi! Prova a rispondere però Sedita. Conclude sempre con questo low kick Sedita, mi piace, ma prende l'iniziativa Puglisi. Front kick... A un certo punto si è fermato però. Ehi, liscia la prima e poi va di butterfly. Non so, avrei detto che provenisse dal taekwondo, no Manu? Sì. Vedi, vedi. Ah, delle ottime, fa degli ottimi lavori di, sì, di gamba. Sì, sì. No, no, niente male, niente male. Ancora. Bello scambio, eh? Sì, 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 sì. Si stanno cominciando ad ammorbidire, a riscaldare. Bello il middle kick destro da parte di Puglisi. Ma entra il low kick invece, risponde Sedita. Si sentono le botte da qui. Abbassa un po' la testa Sedita. Cominciano... sentire un po' il fiato andar via. Ma non demordono, eh? No, 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 assolutamente no. Sempre lì. Sì, 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 sì. Opla. Calcio all'indietro. Non perfettamente entrato, ma ci riprova di nuovo. Sembra quasi che ci abbia sentito. Mancano 30 secondi. Oi, entra il destro pesante. Sei dita, ma abbassa però la testa. Abbassa però la testa. No. Ed è lì Puglisi. Con questi calci è pericolosino Puglisi. Sì, 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 ci va. Però si scopre un po' tanto la faccia, eh? Attenzione con questi overhand che potrebbero stare attento a qualche gancio di incontro, sì, di sei dita, perché lavora molto di overhand. Poi però lavora bene di gambe Puglisi. Un bel match. Ultimo round. Abbiamo quindi un altro round, giusto? Sì. Vediamo, vediamo. Secondo me questo round si picchieranno ancora di più. Beh, secondo me sì. Si presuppone che vada così. Quindi ricordiamo, ragazzi, questo è, come dire, questo è sparring, anche se le botte ci sono, ricordiamo che stanno facendo sparring. E quindi in questo caso non... sì, sì, Manu si allontana un attimo. Dico, in questo caso stanno facendo lavoro di sparring per fare esperienza fondamentalmente. Comunque, ricordiamo, allora intanto vediamo Vaccaro all'angolo rosso che dà le sue indicazioni a Sedita. Partiti. Prende l'iniziativa Puglisi. Middle kick. Lavora tanto di gambe Puglisi. Stava prendendo l'iniziativa. Prova il laterale all'indietro Puglisi, ma va a vuoto. Sedita sta cercando. Prova gancio sinistro e middle kick destro. Ma adesso va di braccia invece Sedita, che incassa però un gancio al mento e lo fa un po' barcollare. Ancora di gambe Puglisi. Risponde bene con questo low kick Sedita, poi gli si sposta la protezione. Prova il calcio ad ascia Puglisi. Ora sinistro destro, bello il montante al fegato.
High kick. Ben entrato, però è stato parzialmente parato. Nel frattempo mi raggiunge Emanuele. Come pensavo, si stanno picchiando ancora di più. Sì, sì, sì. Sì, adesso stanno dando fuoco alle ultime polveri a loro disposizione. Comunque Puglisi lavora tanto di gambe, eh? Per questo io dicevo, ma Sedita abbassa tanto la testa, obiettivamente. Subisce l'iniziativa di Puglisi. Guarda come va, molto sciolto di gambe, però si scopre un po' tanto. Tanto cuore da parte di Sedita. Secondo me dovrebbe insistere ancora con questi low kick. Sì, 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 sì. Gli entra molto bene. Dovrebbe insistere con questi low kick per cercare di fargli evitare di alzarle quelle gambe. Sì, sì, sì. Perché è molto pericoloso, sì, Puglisi. Sì. Vedi, però si scopre tanto, entra infatti un diretto, okay. Il gancio gambe, quello kick. Sì, deve concludere, però Puglisi non lo molla, lo spinge alle corde e fine del terzo round. Ottimo test match, bravi tutti e due, hanno dato atleti. sì, le grandi atleti, bravi, hanno dato tanto fuoco alle polveri. Quindi ricordiamo angolo rosso Sedita Gabriele del team Rendoggi Dojo 91-026, mentre angolo blu Luca Puglisi team Sosta, entrambi 67 kg, disciplina kickboxing low kick. Intanto do qualche indicazione al mio caro amico Emanuele. Non sono abituato io. Lui in questo istante, se potesse, si toglierebbe le cuffie, entrerebbe lì dentro. Mettere guanti e dare lui fuoco alle polveri. E che fuoco, ragazzi. Frattempo facciamo uno smile al nostro fotografo Francesco, fotografo ufficiale della manifestazione. Ok. Incontro pari. Giustamente, incontro pari. Allora, abbiamo Nicola Fiumi che ha 4 match, 2 vittorie e 2 sconfitte, contro un battesimo da parte di Andreacci, che è al suo primo match. E ora vediamo. Ora staremo a vedere, attenzione, il battesimo del fuoco. Tutto ciò è molto interessante. Molto molto interessante, devo dire. Qui siamo nella disciplina low kick. Manu, dai qualche indicazione sui low kick, le varie regole a differenza del K1, dico, va. La differenza sostanziale tra low kick e K1 è che nel K1 si possono utilizzare tecniche di ginocchiata. Okay. Durante lo scambio puoi mettere solo una ginocchiata, non okay. Esiste il clinch nel K1. Chiaramente per quanto riguarda il low kick invece solo l'utilizzo di tecniche di pugni e tecniche di calci, che vanno i calci che vanno dal ginocchio in su, quindi tecniche low kick, middle kick, high kick e chiaramente calci frontali. Okay. È tutto ciò che riguarda, diciamo, l'utilizzo delle gambe. E praticamente sarebbe un K1 senza le ginocchiate. Allora, ricordiamo angolo rosso Fiume contro angolo blu Andreacci. Attenzione, Andreacci subisce un diretto destro. No, Fiume. Fiume? Angolo rosso e Fiume. Angolo rosso e Fiume, sì, scusate, Fiume. Fiume subisce da parte di Andreacci, ok. Ehi, bello lo kick di Andreacci che risponde. Ricordiamo, 0 match per lui. Abbassa però la testa e colpisce un po' la cieca Fiume. E vabbè, ci sta. Ci può stare. Cercano di amministrare i due. Lello e lo kick. Entra di destro, avanza un po' tanto però con la testa. Poi prova il laterale all'indietro Andreacci. Sinistro-destro, andati su guantone però.
prende sempre l'iniziativa, in questo caso Andreacci. Che dici, Manu? Bella rimessa di Fiume, però dovrebbe fare qualcosina in più. Sì, sì, sì. Bello il low kick. Anche se Fiume è un diesel. Ah, sì? Quindi piano piano dovrebbe risalire. Sì, sì. Ok, staremo a vedere un pochettino. Mancano 20 secondi alla fine del match, dovrebbe un po' accelerare dal mio punto di vista Fiume. Infatti sta accelerando, ma è sempre Andreacci che spinge. Staremo a vedere se riuscirà a fare la stessa cosa nei prossimi match. Mancano 10 secondi ed è ancora lì che lo spinge alle corde. Sì, effettivamente Andreacci sta governando, diciamo, un po' questo round. Sì, 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 sì. Obiettivamente abbiamo visto un Andreacci che ha preso molte iniziative, ricordiamo in questo caso Andreacci è al suo primo match, quindi ben preparato, un bel inizio, bravo, bravo. Vediamo qua rispettivamente i due coach che danno le loro indicazioni ai propri atleti. Qua vediamo Francesco Vaccaro che dà le sue dritte, andiamo da quest'altra angolazione. E secondo me al momento il primo round, che dici, sì, Andreacci? Sì. Obiettivamente ha spinto un pochettino di più. Quindi iniziamo a mettere i nostri score personali qui su Stone Fighters TV. Quest'oggi il piacere di avere il grande Emanuele Di Fatta che mi supporta. Il piacere è mio, non, ripeto, non ho mai avuto questa occasione, la sto facendo con gran gusto. Attenzione che poi è un vizio. Partiti. Partono forte, i due. Okay. Attenzione, adesso in questo caso Fiume sta cercando di premere sull'acceleratore, ma Andreacci non indietreggia, prova il laterale all'indietro che però va vuoto, rischiando di scoprirsi. E guardate come mette bene i pugni. Andreacci ha una buona box. Buona box, conclude sempre con una gamba, è notato? Sì, sì. Ok, adesso provo belle combinazioni. Sì, sì, sì. Ora entro lo kick, bello Fiume, questo Fiume. Lo kick eccolo un altro, forse Fiume ha trovato la strada giusta. Sta trovando la strada, comincia però un pochettino a mancare di fiato. Vediamo un pochettino fino a dove arriveranno. Ancora si cercano i due, provano lo kick e si scambiano lo kick entrambi. Abbassa tanto però la testa, in questo caso Fiume dovrebbe, ecco, ora sta facendo le combinazioni, esatto, combinazione di low kick, giustamente. Ancora con questi calci. Bene, bene. Penso che sia la strada giusta proprio, l'utilizzo di questi low kick. Sì, sì, sì. Eccolo, okay. Gancio e poi bam. Anche se dovrebbe boxare un po' e magari chiudere con questi calci. Ecco, bravo. Ora vediamo, attenzione al destro da parte di Fiume che entra sul mento di Andreacci, il quale però subisce, cioè riesce a impattare bene. Belle le gambe. Questo round sta portando degli ottimi scambi. Sì, 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 decisamente sì. Ancora. Bel round. Fiume ha fatto decisamente di più rispetto al primo round, ha trovato, sì, diciamo, sì, il sì. Quindi erano due round da due minuti, da due minuti. Io darei una leggera vittoria nei confronti di Andreacci, anche se il secondo round probabilmente va a entrambi. Bisogna vedere come la interpretano. Tu che dici? Tu come la vedi? Allora, il primo round Fiume ha dato parecchio spazio a Andreacci. Sì, sì. Secondo round Fiume ha risposto, è riuscito a spingere un pochino di più, quindi lasciamo decisione agli arbitri, no? Io metto sempre la mia personal card. Veniamo, attenzione, ci prendiamo responsabilità.
Io dico sempre la mia persona, ma ripeto, in questo caso una leggera preferenza nei confronti di Andreacci dal mio punto di vista, perché il primo è stato per lui. Poi vediamo cosa dice l'arbitro. Ci sta l'incontro pari. Hanno dato tanto. Un ottimo. Sì. Ci sta. Ricordiamo, angolo rosso. Abbiamo Dorothy Farina, tra l'altro caschetto rosso e tutto quanto, mentre angolo blu, caschetto nero, abbiamo occhi pinti, così sappiamo distinguere l'una dall'altra. L'arbitro va a accertarsi che tutto sia in regola. Arbitro donna. Intanto però Dorothy ha vinto un campionato regionale di box. Attenzione. Sì, un anno di esperienza. Attenzione. Abbiamo detto che è iniziato l'anno scorso. Dorothy, sì. Quindi insomma si è data da fare in quest'annetto. Quest'annetto, bueno, bene. Più alta la Farina. E siamo partiti. Parte aggressiva, occhi pinti, ma risponde. Che low kick pesanti di occhi pinti. Parte proprio aggressiva. Attenzione, presa un attimino alla sprovvista probabilmente Dorothy. Sì, è aggressiva. Sì. Occhi pinti. Più bassa, ma è partita subito in quarta. È partita subito in quarta. Ricordiamo, occhi pinti comunque ha fatto del karate. Ok, ripartono le atlete. Parte subito con un front kick che non va però a bersaglio. Risponde di box comunque Farina. Entra un bello kick Farina. Non la molla un attimo. Va bene Dorothy a iniziare con la box, secondo me. Sì. E che poi con le gambe. C'è da dire che Occhi Pinti obiettivamente sta facendo un'ottima cosa, ovvero sta accorciando velocemente le distanze, poiché comunque è quella più svantaggiata, tra virgolette, dico, non c'è un'altissima differenza, ma comunque è presente. E adesso entrambe si sistemano comunque le protezioni che si spostano, quindi danno fastidio durante il combattimento. Sono ripartite subito, sempre aggressiva la Occhi Pinti. Ancora che lavora tanto di gambe. Ragazzi, qua non si fanno complimenti le due. Uno sparring bello duro. Bello tosto. Molto aggressiva l'Occhi Pinti. Molto aggressiva. Vedremo quanta benzina avranno, perché questo è solo il primo round, ricordiamolo. Prova lo spostamento, hai visto? Questo sparring è la prova del fatto che questo sport va benissimo per le donne anche. Assolutamente. Ancora con i front kick da parte di Occhi Pinti. Vediamo qual è la migliore inquadratura. Vediamo da qua. Entra un low kick. La Farina, un altro low kick che fa indietreggiare Occhi Pinti. Ancora un altro low kick. Sta cominciando a prendere la misura. Fine della prima ripresa. Questo finale per Dorothy è stato importante. Sì. Ha cominciato a prendere un attimino la misura. Sì. Però molto, molto aggressiva Occhi Pinti. Molto aggressiva. Tra l'altro, Occhi Pinti è iniziata nel 2016 e ha vinto un campionato siciliano. Ha già vinto un campionato siciliano. Ed ha qualche annetto in più di Farina, infatti sta dimostrando una forte aggressività la Occhi Pinti. Sì.
Sta lavorando bene. Sì. Probabilmente, forse, Farina dovrebbe un attimino sfruttare le sue lunghe leve, cioè magari lavorare forse sì, un po'... lunga, utilizzare le braccia... magari qualche front kick, tenerla un po' a distanza. Un po' a distanza, perché lei parte un pochino l'altezza. Sì, 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 perché lei parte, occhi pinti, parte molto rapida, accorcia rapidamente le distanze. Ricordiamo che è sparring, è un semplice sparring, vuol dire niente. E siamo ripartiti con il secondo round tra Farina e Occhi Pinti. Farina, caschetto rosso, okay. Caschetto nero per Occhi Pinti. Dorothy sta questo terzo round, secondo me, dopo qualche indicazione, sì, dici sì, dovrebbe dare qualcosina in più. Sta... è partita bene, ora vediamo se riesce a mantenere il round. Vediamo un attimino. Farina. Ma qua c'è molla. Sì, Occhi Pinti va veramente tosta, Sì, sì. Occhi Pinti Occhi proprio Pinti sta... aggressiva, sì. Aggressiva tanto sta aggressiva. Mantenendo. Sì. Sono ripartite le due atlete. Dovrebbe sfruttare queste leve lunghe. Guardate come accorcia subito le distanze la Occhi Pinti in maniera molto aggressiva. Ehi, è lei che fa il front kick, entra con un diretto sinistro che si spegne sul viso di Farina. Ancora lavora. Entra adesso il low kick Farina. Però sembra... Occhi Pinti è brava, fa la sua combinazione ed esce via. Sì, e sì. Va via. Molto bene. Ancora, vedi, bam bam ed esce fuori. Ancora, vedi, combinazione. Ora comincia, la benzina comincia a mancare, giustamente. Doppio low kick, destro sinistro, adesso va! Attenzione, viene richiamata la Occhi Pinti, che ha caricato un po' troppo i colpi. Partono le due atlete, ora sono un po' più... ferme, chiaramente, perché la stanchezza si fa sentire. Partono entrambi di low kick, mancano 10 secondi. Bella low kick e poi diretto sinistro di Occhi Pinti. Prova il front kick e finisce. Comunque complimenti a entrambe. Assolutamente sì. Un gran bel match. Ma d'altronde le donne hanno sempre dimostrato di essere forse più aggressive di noi uomini. Sì, sì, sì. Cioè, sì. Molto più determinate. Sì, anche. Molto, molto più determinate. Allora, quindi in questo caso stiamo vedendo all'angolo blu Noelia Occhi Pinti del team Sosta, mentre all'angolo rosso vediamo Dorothy Farina del Rendoki Dojo 91026 con Francesco Vaccaro che dà le sue direttive sul terzo ed ultimo match di questo low kick sparring. Ricordiamo, siamo al limite delle 55 kg, tra l'altro Occhi Pinti è più pesante della, almeno da quello che vediamo qui, di Farina. Occhi Pinti è anche forse più grande di età. Qua non l'abbiamo questo dato. Siamo pronti per il terzo ed ultimo round. Partite! Le due guerriere. Vedremo chi ha più benzina ancora in corpo. Ehi, parte subito in quarta, ma risponde Farina. Ehi, le botte, ragazzi, si sentono. Questi low kick si sentono. Si sentono. Ancora col front kick. Occhi Pinti che fa il front kick, non Farina. Al contrario di quanto... Sono invertite un po'. Sì, si sono invertite un po' le cose. Vedete, sempre comunque Occhi Pinti che prende l'iniziativa e porta all'angolo la Farina.
il quale cerca di contrastare in qualche maniera l'irruenza di Occhi Pinti. Adesso rifiatano. È parecchio aggressiva Occhi Pinti. Sì, sì, sì. Entrambe si danno un diretto sinistro che va al viso, ma prima Occhi Pinti ha messo un low kick. Lavora bene. Secondo me comunque Occhi Pinti già potrebbe valutare una situazione di vera e propria gara. Sì, sì. Che dici? Non avrebbe problemi. Sì, sì. Di sicuro farebbe degli ottimi match. Anche tu, non so, categoria C, categoria B? No, no. Io dico sempre che bisognerebbe iniziare dal basso, quindi. Quindi C direttamente. Sì. Però devo dire che, insomma... Anche se sa picchiare. Sa picchiare e sa prenderle anche, nel senso non si tira indietro, l'ha presa qualcuna, ma non è indietreggiata, ecco. Ora Dorothy sta... attenzione. Dorothy sta accelerando adesso. Sta accelerando un pochino. Sì, sì, sì. Voleva... Dovrebbe uscire dall'angolo. Sì, parte, vedi no, mentre la Occhi Pinti continua a saltellare, invece Farina è un po' ferma sui piedi. Vedi, no... Non saltella più. High kick. Sembrato una kick, sì. Front kick quasi in sforbiciata. Prova il laterale che va però a vuoto. Occhi Pinti. È sempre lei che prende l'iniziativa. 10 secondi. 10 secondi. Dai. Dai le ultime. Dorothy sta provando a... A chiudere un po'. Bel gancio destro di Dorothy. Ehi, fine del terzo match. Ed ultimo round. Bel match da parte di entrambe. Le due atlete giustamente si salutano. Grande sportività, come piace a noi. Quindi ricordiamo: angolo rosso Dorothy Farina, mentre angolo blu Noelia Occhi Pinti, low kick sparring. Gran bel match, mi è piaciuto. Sì, sì. Direi da questo match comunque, ripeto, che Occhi Pinti potrebbe già dal prossimo, secondo me. Sì, sì, poter ma anche Dorothy, chiaramente ci sono state forse le differenze di peso. Di peso, sì, 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 sì. Dato che era uno sparring, magari hanno permesso che si potesse fare questo test match sul ring. Sì. Il che devo dire che... Che comunque fa il... Fa tanto, Qualche differenza di chilo... Sì, 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 fa. Sì, fa tanto, assolutamente. Brave comunque entrambe. Ah, ok, quindi c'è comunque la vittoria. Non era quindi... Beh, io ce l'avevo come sparring. Beh. Vabbè. Oh, così mi hanno segnato. Quindi non era... cambia poco, perché comunque se le sono date a prescindere. Tantissime. Era solo il verdetto. Allora va bene, quindi viene assegnata la vittoria. Beh, d'altronde era chiaro che era la sì, vincente in questo caso. Ha dato qualcosina in più. Ha dato qualcosina in più, è stata molto aggressiva. Probabilmente Farina dovrebbe conoscersi un po' di più, conoscere di più le sue capacità, nel senso le sue caratteristiche fisiche, quindi lavorare più sulla lunghezza. Sì, vabbè. Però semplicemente fare esperienza. Assolutamente. E questa è già un'esperienza, un'ottima esperienza. Un'ottima esperienza. Allora, vediamo un attimino cosa abbiamo qui. Abbiamo Maccarone, comunque proviene dalla Kick Light, a differenza invece di Fedele e Bartolone che mi segnano zero match, quindi proprio alla primissima esperienza. Interessante tutto ciò. Ricordiamo, questo è un low kick sparring, quindi in questo caso non dovrebbe esserci un vincitore, ma sicuramente... non staranno. È sparring, giusto? Sì, sì. Mi confermano qua dall'angolo che è sparring. Inizia la prima ripresa. Partiti! Front kick da parte di Maccarone. Allora, in questo caso abbiamo il corpetto rosso e blu per distinguere, quindi angolo blu Maccarone contro angolo rosso abbiamo Bartolone.
Lavora bene di laterale. Maccarone. Gambe più lunghe per lui. Bello il low kick di Maccarone. Entra il middle kick, front kick. Lavora tanto di gambe. Molto bravo. Fa sbilanciare addirittura Bartolone. Leve più lunghe per Maccarone. Ricordiamo che comunque Maccarone ha già un background di kick light, si sta vedendo. Sono ripartiti. Ancora front kick, allunga tanto questa gamba ed entra adesso low kick, va a vuoto invece Bartolone con più di un colpo. Non riesce a prendere la misura Bartolone, a differenza invece di... prova il calcio all'indietro, Maccarone, poi perde l'equilibrio. Molto determinante con questa... Bella la schivata sul low kick, entra l'high kick. Però nel frattempo c'era stato uno stop da parte dell'arbitro. Probabilmente nell'azione non l'ha sentita. Entra però un pesante low kick Bartolone, una mezzo low kick spazzata da parte di Bartolone che fa rovinare a terra Maccarone, che però giustamente viene richiamato perché non è ammesso dal regolamento. Bello questo tip di Maccarone, allunga tanto le braccia, le gambe. Ora vanno di braccia. Diciamo che colpisce già la seconda volta che Maccarone colpisce dopo lo stop. Dovrebbe un attimino gestire, sentire meglio lo stop dell'arbitro comunque. Quindi ricordiamo angolo rosso Fedele Bartolone che vediamo qui, team Ciminata, mentre angolo blu Rosario Maccarone, il coach Barbagallo Alfio del Tao Kick Boxing. Siamo al limite dei 63 kg, in questo caso Maccarone sta facendo vedere qualcosina in più, ha comunque qualche esperienza alle spalle, quindi la sta sfruttando a suo vantaggio. Fuori secondi, siamo pronti per il secondo round. Stiamo pronti per partire. Partiti. Prende subito l'iniziativa Bartolone, ma risponde. Scusate, Bartolone, giusto, ma risponde Maccarone. Ehi, però attenzione, blocca la gamba, non può farlo. Blocca il front kick da parte di sì. Ripartono, prende l'iniziativa Maccarone, ancora lavora di gambe Maccarone, poi va in clinch, liscia il, si scambiano tutte e due comunque low kick. Belli, mi sta piacendo questo match, mi piace tanto questo front kick in totale allungo da parte di Maccarone. Si gira però Bartolone Fedele, angolo rosso, subisce un gancio sinistro di Maccarone al viso,
schiva adesso ancora col front kick, riesce a tenere la distanza, ha trovato la misura Maccarone, indietreggia, down low kick, ne sta prendendo un po' da tutti i lati, in questo caso Bartolone. Ancora il low kick, belle le combinazioni, in questo caso abbiamo un Bartolone che dà colpi singoli a differenza di Maccarone, che combina, vedete, sinistro-destro, poi adesso entrano in clinch, ma generalmente dopo le braccia entrano sempre le gambe. Adesso un altro high kick a bersaglio, rientrano di nuovo in clinch. Ricordiamo che non ci sono le ginocchiate perché disciplina low kick sparring. Adesso schiva il low kick di Bartolone, però attenzione, il low kick colpisce al ginocchio e fa barcollare, fa crollare giù Maccarone. C'è stato però un richiamo che ha colpito al ginocchio. Interviene il medico. Una bella botta. Ne approfittiamo per dissetarci un po' e si riparte per gli ultimi secondi del match, scusate, del round. Ripartono, ok, riuscito ad... Ui, bello la schivata seguita poi da una high kick, molto bravo Maccarone. Ai 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 ai, colpisce dopo lo stop, ai 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 ai. Attenzione, attenzione. Andremo. Squalificato, squalificato Bartolone. Ha colpito più volte dopo lo stop, viene... E ricordiamo comunque Bartolone è comunque a zero match, signori. Non ho visto la... cattiveria in questi colpi, almeno a mio avviso. Purtroppo il nervosismo a volte gioca dei brutti scherzi e quindi viene squalificato, però intanto è salito sul ring, ha fatto il suo lavoro e comunque molto molto bravo Maccarone. Ultime raccomandazioni da parte dell'arbitro, chiaramente, affinché il match si svolga nel migliore dei modi. E partono con la prima ripresa. Prende subito il centro intanto Mazzola. Si studiano le due, non partono subito aggressive. Più alta Mazzola. Prova il low kick, la tutino, ma va a vuoto. Prende l'iniziativa Mazzola. Buona la combinazione, ma risponde tutino. Prova ad entrare, abbassa la testa tutino, rischiosa. Potrebbe ricevere una ginocchiata e farsi davvero male. Entra subito con lo kick, entra il diretto destro tutino al viso di Mazzola.
preciso. E prova un Superman Punch la Tutino. Bella iniziativa. Sono un fan dei Superman Punch. Bella la schivata ed entra poi di low kick destro. Prova la ginocchiata, ma già eravamo allo stop. Infatti si è fermata, come giusto che sia, la Tutino. Adesso cerca di prendere l'iniziativa la Mazzola. Si scambiano i colpi entrambi di guanti e conclude però Mazzola di low kick destro. Ma adesso low kick destro e gancio sinistro da parte di Tutino, che vanno tutti a bersaglio. Eccolo con un diretto sinistro ma della Tutino, ma Mazzola risponde. Prova il front kick seguito da un gancio che va a bersaglio. Gli ultimi 10 secondi, ma c'è un piccolo richiamo da parte dell'arbitro. Mancano 10 secondi. All right. Fine della prima ripresa. Devo dire una Tutino molto aggressiva. Molto aggressiva. Io metto i miei giudizi, anche se alla fine non, se è veramente sparring, non ci dovrebbero essere né vincitori né vinti. Ad ogni modo, qui vediamo l'angolo blu, la Tutino, mentre angolo rosso vediamo Mazzola con i rispettivi coach che danno le indicazioni per il prossimo round. Sono partite abbastanza calme, devo dire, rispetto alle altre ragazze che erano salite prima. Partiti con la seconda ripresa. Toccano i guantoni. Ora prende l'iniziativa la Mazzola. Vuole cambiare il ritmo di marcia. La Mazzola, come vedete, molto più aggressiva di prima. Ma la Tutino non vuole indietreggiare di un centimetro. Ora va a vuoto però la Tutino. Prende però di nuovo l'iniziativa Mazzola. Le nuove indicazioni da parte dell'angolo sembra avere avuto effetto. Cerca di tenere più la distanza in questo caso Mazzola rispetto al primo round. Adesso prova, è ancora doppia il middle kick. Bella il tentativo di ginocchiata di Tutino. Wow. Prova un gancio ma va a vuoto la Tutino. Entra lo kick la Mazzola, che sembra aver trovato la misura in questo round. Manca meno di un minuto. Prova, vedete, di nuovo è andato fuori misura la Tutino, perché Mazzola ha capito di stare, che deve stare più distante, sfruttando le sue leve leggermente più lunghe. Prova il circolare all'indietro la Tutino, ma non trova il bersaglio. Prende sempre l'iniziativa ed entra una ginocchiata alla Mazzola. Ottimo lavoro. Bel round della Mazzola, che ha un po' cambiato il fronte. Interessante, evidentemente sono state date delle buone indicazioni dall'angolo. In questo round abbiamo visto infatti una Mazzola più strategica, ha lavorato più sulla distanza mandando a vuoto la Tutino per poi rientrare. Buon lavoro che ha un po' spiazzato la Tutino probabilmente. Il terzo vedremo chi avrà trovato la misura migliore.
Tra l'altro Martina, tra le sue discipline c'è anche la ginnastica artistica, quindi abbastanza atletica come ragazza. Siamo pronti per il terzo e ultimo round e siamo partiti! Partiti, partenza con il fuoco! E prova il laterale, saltata all'indietro la Tutino, ma va a vuoto e risponde però di rimessa la Mazzola. Vediamo, prova la kick, entra un low kick la Mazzola dopo l'iniziativa di Tutino, che di nuovo prova ad entrare la ginocchiata. Un buon movimento, devo dire. E bello il laterale all'indietro, non totalmente andato a bersaglio, ma mi è piaciuta l'iniziativa. Mi piacciono questi calci saltati. Bella l'iniziativa. Ha provato il Superman Punch che viene però bloccato da un low kick della Tutino. Adesso abbassa un po' la testa la Tutino. Entra più o meno un gancio destro, ma è sempre la Mazzola che prende il centro. Attenzione. Attenzione. Mi partono le due atleti, bello il laterale, gancio sinistro, attenzione, rovinano tutte e due a terra. Dopo un tentativo di ginocchiata da parte della Tutino, che riprova di nuovo col laterale, ma subisce, attenzione alla ginocchiata sinistra della Mazzola che rischiava di spegnersi sul viso della Tutino. Di nuovo prova il laterale all'indietro di prima intenzione, la Tutino che va a vuoto. Deve fare attenzione con questi calci che sono belli ma possono essere molto pericolosi. Ancora la Mazzola che prende l'iniziativa, Tutino risponde però, attenzione, non sta lì a guardare, ma di nuovo la Mazzola che prende l'iniziativa, la spinge verso le corde. Vedete? Dieci secondi. E fine del terzo ed ultimo round. Ascolta la musica, vedete venire a vedere con voi. No, non, io sono qua, quindi non. Quindi non c'è musica. Devi parlare con quello unico. E allora, a prescindere se dovesse vincere uno o l'altra, sinceramente in questo caso darei vittoria per la Killer Queen, che dal secondo round in poi ha trovato la misura nei confronti della Tutino. Molto molto brava, ma anche complimenti a Tutino, non è indietreggiata. La musica d'ingresso? E vince infatti Angolo Rosso Mazzola, come avevo scritto nel mio personalissimo scorecard. Indicazione da parte dell'arbitro. Che dà le ultime indicazioni prima di dare inizio alla battaglia. Il saluto da parte di Verzi a tutti i giudici, al pubblico. Partiti con la prima ripresa. Bello il low kick da parte di Varzì che entra bene, ma va un po' a vuoto di Trapani. Bello però il low kick da parte di Trapani dopo una combinazione di braccia.
Attenzione a bloccare la gamba. Viene infatti subito richiamato. Ottimo lavoro da parte dell'arbitro. Belle le combinazioni di low kick, entrano tutte e due di low kick. Fatto una serie di low kick Barzì, che sono andati a bersaglio. Si fa sistemare il paratibia e ripartono. Bello questi low kick che fanno spiazzare di Trapani da parte di Varzì, il quale di Trapani però abbassa un po' troppo spesso. Bella la schivata con una rientrata di low kick. Uy, interessante il front kick da parte di Varzì, che fa rovinare a terra di Trapani. Attenzione alla guardia da parte di Varzì, che attenzione, grande scambio di colpi da parte dei due. Adesso prendono un attimo fiato i due, cercano, mancano meno di 10 secondi, entra lo kick Varzì. Belle, stanno chiudendo. Wow, sono talmente veloci che non si riesce a dire le tecniche. Ad ogni modo, qua siamo sul filo del rasoio, devo dire. Entrambi hanno dato tanto. Sì. Vediamo qui all'angolo blu di Trapani, che forse abbassa un po' troppo la testa. Siamo al limite. Mentre Varzì l'ho visto un po' più preciso nei colpi. Anche di Trapani è andato molto preciso, però probabilmente qualcosina in più da parte di Varzì. Infatti per questo round do una leggera preferenza a Varzì, ma ci potrebbe stare anche un pari. Quindi fuori secondi, siamo pronti per il secondo round di battaglia. Partiti. Partono un po' più calmi. Bello il low kick da parte di Trapani, però risponde Varzì con un low kick. Bello questo low kick destro da parte, sta puntando la gamba avanti di Varzì. Attenzione alla testa, che però abbassa. Entra un gancio sinistro pesantissimo da parte di Trapani, danni di Varzì. Gancio sinistro, peccato che abbassa un po' troppo la testa, però è entrato un gran bel gancio sinistro in pieno viso di Varzì. Stanno sistemando le protezioni e si riparte. Entra subito di Trapani, che fa una doppia combinazione di low kick seguita da braccia. Un attimo
mi viene chiesto il tempo da parte dell'angolo di Trapani per sistemare le sue protezioni. Sembra però aver adesso trovato una migliore misura di Trapani nei confronti di Varzì. Staremo a vedere. Entra un bello kick e schiva parzialmente la risposta di Varzì. Sta puntando sulla gamba avanti che comincia a diventare di un altro colore. Il ancora un pesantissimo low kick da parte di Trapani, pesantissimo, sta cominciando probabilmente a fare effetto sulla gamba di Varzì. Le indicazioni mi sa che sono proprio chiare da parte dell'angolo di Trapani, ovvero sta puntando sulla gamba anteriore di Varzì, che già comincia ad essere livida. Sì, mancano ancora vari secondi alla fine del secondo round. Vediamo se Varzì riesce a prendere qualche misura, contromisura in questo caso. Non vuole più prendere l'iniziativa in questo caso Varzì, e di Trapani lì che aspetta. Entra di nuovo con lo kick sulla gamba anteriore, e lì il suo bersaglio. Prova un front kick che va a vuoto da parte di Trapani. 10 secondi, high kick bellissimo da parte di Trapani, che però adesso Varzì, è Varzì che lo insegue, deve indietreggiare di Trapani. Che 10 secondi di fuoco, 10 secondi di fuoco, signori miei, wow, che guerrieri. Ultimi 10 secondi in una maniera, mamma mia. Gran finale. Davvero niente male. Sinceramente in questo round devo dire che di Trapani, a mio avviso, ha trovato la misura. Sempre l'angolo dei coach Mazzola e Portaro, che studiano bene evidentemente l'avversario. Però gran finale da parte di Varzì negli ultimi 10 secondi. Tanta roba. Quindi sulla mia card sono pari, devono giocarsela tutta in quest'ultimo round. Abbiamo il nostro Emanuele che ci ha deliziato della sua compagnia, che sistema un po' il ring da macchie. In questi eventi chiaramente non siamo al campionato mondiale WBA o campionato mondiale Glory, quindi si fa un po' di tutto. Ma lo spettacolo non è sicuramente da meno. Terza e ultima ripresa, qua si giocano tutto secondo me. Vediamo un pochettino chi avrà la meglio. Partono un po' più cauti. In questo caso prende l'iniziativa Varzì, non del tutto convinto però. Bello il front kick, attenzione, fa sbilanciare Varzì di Trapani, il quale adesso cerca però di rispondere. Sembra un pelino più fresco di Trapani, sembra un pelino più fresco. Ancora colpi molto potenti da parte di Trapani. Però sta al centro Varzì, che prende l'iniziativa con una specie di... bella la risposta da parte di Trapani, che fa una serie di... Ancora il low kick sulla gamba avanti ed entra anche un gancio sinistro.
Bella l'iniziativa, però infatti io vedevo da qui che c'era la protezione di Trapani che si era completamente spostata. Ricordiamo che è proprio la gamba destra con la quale sta martellando la gamba anteriore di Varzì, che quindi i colpi fanno spostare la protezione. Un attimo, anche Varzì sta sistemando le sue protezioni. Chiaramente i colpi arrivano molto pesanti, quindi si spostano. E siamo ripartiti. Rifiatano poi due. Prova a prendere l'iniziativa Varzì, ma risponde di Trapani. Siamo sul filo del rasoio tra i due. Indietreggia di Trapani e poi prende l'iniziativa, ma vanno entrambi a vuoto. Entra un low kick pesante e poi un gancio sinistro, ancora un diretto destro. Un overhand un po' troppo sbracciato, infatti viene richiamato da parte dell'arbitro, però è andato a bersaglio. Prova Varzì con un low kick parzialmente andato a bersaglio. Mancano 10 secondi, devono dare ultra un destro di Trapani, ma risponde Varzì che però subisce un low kick pesantissimo. In conclusione ancora un altro low kick, fine del terzo ed ultimo round. Che match ragazzi, che match! Bel match, tanta roba sul filo del rasoio. Allora io qui, signori miei, sulla mia card do sinceramente ciò vittoria per gli ultimi due round a vantaggio di Trapani, però non mi sorprenderei di un pareggio. Attenzione, secondo me di Trapani, dopo le indicazioni da parte dell'angolo, ha dato di più nel secondo e nel terzo round. Vediamo un pochettino cosa dicono i giudici. E infatti di Trapani vince il secondo e il terzo round, sono stati determinanti per questo incontro. Allora, adesso andiamo a questo match, abbiamo Giuseppe Russo e Guerrera Salvatore. Sì, sono un ragazzo di Trapani, l'altro è anche un ragazzo di Catania. Di Catania. Sono entrambi, il ragazzo di Catania è al primo match, al primo match di contatto pieno. Okay. Ha fatto qualche esperienza in MMA perché il suo maestro è un ex lottatore, quindi diciamo che è la prima volta che si cimenta nello striking. Abbiamo visto un high kick di tibia da Giuseppe Russo, che chiaramente sta facendo valere la sua altezza, il suo allungo, anche un frontale bellissimo, ma molto aggressivo Guerrera comunque. Entra un low kick. Guerrera è un gran lottatore, come vedi, però Giuseppe riesce a mantenere un ritmo abbastanza alto. Bisogna vedere se riescono a fare tutte e tre le riprese. Sì. Speriamo di vedere. Infatti, questo è solo il primo round, anzi, i primi secondi del primo round. Sì, sì, è il ragazzo di. Ecco, sta facendo valere le sue leve a lunghe, sì, e tirando anche dei calci frontali, come abbiamo appena visto, e scambia alla corta. Invece il Guerrera Salvatore cerca di far valere il suo lavoro sulla corta distanza. Chiaramente sì. È il tipico match fra un longilineo e un brachitipo, insomma, il classico match. Classico. Infatti guarda come sta accorciando, tanto Guerrera che lo insegue, adesso schiva un low kick. Prova la ginocchiata saltata! Ha fatto una bella schivata con gancio sinistro Giuseppe, abbiamo visto che si è spostato bene sul lato sinistro. Attenzione! Vediamo che carica molto bene Guerrera. Molto bene. Questa è un richiamo sicuramente dall'arbitro Damiano Tramontana, che lo richiama proprio per la trattenuta sulla gamba. Sì, sì.
Adesso vediamo, comunque sono partiti proprio a razzo. Ecco, ancora il frontale, gamba dietro, grande di il russo. Sì, sì. Ecco, ha subito credo un gancio destro alla milza. Sì. Non lo conta l'arbitro, porta a termine la ripresa, però sì. Ha subito un gancio ed è vistosamente dolorante all'angolo. Sì, non so sì. Se l'hai notato anche tu, Francesco. Sì, 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 ma sono stati velocissimi comunque. C'è da dire comunque, allora, in questo caso abbiamo Guarnera che è molto aggressivo, però si scopre tanto. Sì. Più di una volta ho visto appunto molta Russo, foga, molta foga. Molta foga, il Russo è entrato facilmente con gli high kick. Sì. Certo, anche con i frontali. Anche con i frontali. Sì, ho visto circolare i kick e frontali proprio di prima intenzione. Sì, 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 sì. È sì. Un bel match, ancora ruvido da vedere e capire un po' come si evolve nella seconda ripresa. Sì. Io non so, in questo caso darei un pari in questo primo round. Sì, perché diciamo che c'è una leggera prevalenza per i calci messi a segno forse quello potrebbero influire sì, tanto. Però io darei un pari per questa ripresa perché ha finito bene Guarnera ha finito bene. Sì, sì. Vediamo un attimo adesso cosa succede nel secondo. Comunque interessante. Sì, sicuramente Russo deve far valere la sua altezza e il suo allungo, perché alla corta abbiamo visto che soffre moltissimo le braccia di Guarnera. Sì. Ecco, infatti eccolo, ha chiuso eccolo. Ancora la distanza, oi. Molta foga da parte di Guarnera. Sì. Tra l'altro è un bel torello, bravo, stavo dicendo proprio questo. È un bel torello, guarda. Ha anche una un'impostazione fisica differente, due, sì, sì, sì. Due fisici proprio diversi, quindi una sì, strategia sì. Differente. Va a vuoto Russo, viene ecco ancora il frontale in difesa di Russo. Molta foga, manda a vuoto Russo. Però devo dire che Guarnera sembra avere abbastanza fiato al momento, sì. Mentre Russo sembrerebbe leggermente barcollante. Sembra. Sì, 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 ancora secondo me ai postumi del colpo subito alla milza, perché era un gancio destro proprio sul fianco sinistro del nostro Russo. Adesso rifiatano un poco i due. Sì, sì, sì. Vediamo un po'. L'atleta di casa è sicuramente è Russo, che sta appunto a un bel tifo al seguito. Eh beh, ci sta. Ogni tanto giocare in casa ci sta. Adesso stanno. Ecco, cerca di chiudere la distanza, però vedo un po' di affanno su Guarnera. Mamma mia! Ecco, una scarica di colpi, riesce a girarlo dall'angolo, fanno un po' di rotazioni. Lo insegue si affida moltissimo alle braccia. Alle braccia e molto alla potenza, cioè sì, proprio sì. Alla prestanza fisica. Lo sta inseguendo durante lungo tutto il ring. Entra un diretto destro pesantissimo. Attenzione, mi sa che ha subito ancora. Alle braccia basse, penzoloni, Russo. Non so se porta a fine questa ripresa. Non lo so. Comincia a boccheggiare. Mancano 12 secondi. Forse riesce a portare a fine questa ripresa. Ma siamo borderline. Sì. Sì, sì. Ui, diretto. Low kick però scarico. Ma Guarnera però potrebbe accoppiare a questa potenza di braccia anche un po' le gambe. Sì, sì, perché sì. Però lo vedo boccheggiante all'arbitro, all'angolo. Se tu guardi è ancora un po' boccheggiante. Ha speso tanto, però questo round vedo che il coach neanche gli toglie il paradenti. Cosa stranissima. La prima cosa da fare. Che ne pensi? Beh, sì, normalmente sì, però evidentemente lo vuole testare fino alla fine. Comunque devo dire nella mia card questo la segnerei a Guarnera, perché sì, anch'io sono d'accordo con te, Francesco. È entrato questo round sicuramente ha messo in difficoltà Russo. Sì. Vediamo, io non so il terzo, cioè l'ho visto proprio che ha sprecato tanto fiato Russo. Sì. Diciamo che lui è entrato già nella seconda ripresa ancora coi postumi del colpo subito precedentemente, non è riuscito a recuperare. Sì. Guarnera ne ha approfittato in parte perché io avrei tirato ancora un colpo sulla stessa posizione. Bravo, sì. Cinicamente dico. Chiaramente stiamo parlando di professionisti. Parliamo chiaramente ai fini della vincita. Partiti. Siamo partiti. È vistosamente sudato Russo, mentre vedo Guarnera neanche con una goccia di sudore. Quindi è ben allenato, mi pare. Sì. Ecco. Prova adesso a lavorare di gambe.
Vedi, sì, sì, adesso no, dall'angolo non deve fare chiudere la distanza, non sì. deve fare chiudere la distanza. Il lavoro che gli chiamano all'angolo da il maestro di Fatta è giusto, solo che sta facendo in parte il suo lavoro. Ecco una kick che entra. Ecco una kick ginocchiata anche in uscita. Se vuole portare a termine non si deve fare boxare completamente. Sì, lo insegue. L'impeto, c'è Russo che ha un impeto incredibile. Guarnera. Scusate, Guarnera, hai ragione, sì. Guarnera Russo sta subendo. Pur la però entra in diretta dalla fine. Lega Russo vistosamente. Sì. Ecco. Ancora Lega. Infatti l'arbitro lo richiama, Damiano Tramontana, arbitro nazionale. Andiamo. Prova il pugno girato. Che va in back. Stava per entrare in diretta. Siamo a circa 30 secondi dalla fine. E penso che Guarnera, se non ci sono grosse variazioni, porterà a termine il match. Però attenzione, che succede? Lo vedo un po' piegato Russo. Attenzione. C'è un richiamo ufficiale. Richiamo ufficiale. Ok, mancano pochissimi secondi alla fine del match. Di nuovo stessa cosa del secondo round. Guarnera prova la kick ma viene parzialmente parato da parte. Sta subendo l'impeto di questo Guarnera. Ragazzo. Ui. E finisce il match. Il terzo round del match che io personalmente assegnerei a Guarnera. Anch'io. Ma Russo non ha demeritato in ogni caso. Sì. Ha fatto. Forse sai, probabilmente direi che tecnicamente Russo ha dato di più. Sì, tecnicamente, però alla fine sul contatto pieno, quando ci sono più colpi, più tecniche a bersaglio, alla fine è quello che fa la differenza. Assolutamente. Quindi diciamo che da questo punto di vista io per merito assegnerei la vittoria a Guarnera per due giudizi a uno, però sì, proprio sì. Per dare largamente la prima ripresa, come hai detto tu, la prima Bari. Ripresa a... Sì. Vediamo un attimino cosa dicono i giudici. Chiaramente queste sono le nostre opinioni. Danno un pari. Wow. Io infatti c'era il 2-1 che era un po' un po' sul l'atleta di casa è stato premiato dall'impeto della prima ripresa. Sì. Che la prima ripresa è stata oltremodo premiata, secondo me. Probabilmente sì, loro forse esatto, hanno dato la prima vabbè, comunque ci sta, dico attenzione. E allora, siamo pronti, sono sempre 3 round da 2. Ecco l'arbitro Francesca Sirigu, che è arbitro internazionale, sta spiegando i regolamenti. Come dicevo prima, appunto, ha puntualizzato una sola ginocchiata col clinch e il pugno girato. Ok, partiti. Regolamento nazionale FIKBMS. Inizia strombattuto questo incontro. Chiude subito la distanza. Partono proprio. Sì. E come senti dall'angolo, il maestro di Fatta dice: stai attaccato, perché le gambe di Polisano sono temute anche. Ecco qua. Abbiamo visto un medio destro abbastanza bello. Bella la ginocchiata. Anche con spostamento laterale. Sì. Molto veloce di gambe. Sì. Attenzione ad abbassare la testa da parte di Armando. Anche la provenienza di Polisano con la doppia ha tirato due ginocchiate, infatti l'arbitro Sirigu. Ecco, questo è un calcio girato tipico di Polisano. Data a vuoto però. A vuoto per fortuna, per fortuna del suo avversario. Del suo avversario. Ui, entra un gancio sinistro però. Chiude Armando. La distanza, chiude il medio. Vediamo che col medio non riesce ad arrivare a bersaglio. Ancora un low kick di prima. Bella la combinazione di Armando però. Gancio sinistro e low kick destro che vanno a bersaglio tutte e due.
Bella azione, ed è entrato un low kick pesante tra l'altro, cambia guardia, oh, cambia guardia e scarica un medio al fegato, ancora low kick. Low kick, si scambiano low kick i due. Bel match ragazzi, bel match, bel liscio, match tecnico, molto studiato, fatto sì, bene, sì. Stanno facendo vedere tutto il repertorio del K1, sì, della disciplina, sì, sì, del K1. Adesso. Bellissimo di prima. Bello. Resta quasi imbambolato e subisce low kick destro. Armando, sì. Viene richiamato. Ripartono. 10 secondi. Kick. Ginocchiata volante che va a bersaglio. Parzialmente a bersaglio. Parzialmente. Bellissimo. Bellissima. In sforbiciata, veramente. E finisce il primo round. Wow. Che io assegnerei sicuramente a Polisano. Sì, sì, sento, sì, con questa ginocchiata ha fatto tanto Polisano, però quando ha terminato è stato ho visto una sboffia di dolore, anch'io. Un po' sofferente, forse, un po' sofferente. Forse qualche colpo, magari qualche dita del piede, perché ha calciato parecchio e in qualche maniera è stato bloccato, sì, anche da Armando. Bisogna dire che tra l'altro Armando, meno male che si è protetto su quella ginocchiata saltata, perché sì, sì, entra, se fosse stato a bersaglio fa male, fa molto male. Cioè tipo ti piega in due o ti butta giù. Comunque devo dire che stanno dando spettacolo. Sì, sì, sì. Continuano a dare suggerimenti dall'angolo rosso, dicendo appunto di chiudere la distanza per evitare quei colpi di gambe, mentre dall'angolo blu il maestro Caravello continua a dire di mantenere la distanza di prima e quindi non farsi chiudere dalle braccia di Sansica. Quindi praticamente sono due strategie diverse, diametralmente, certo, opposte, certo, giustamente, certo, perché ognuno va per le proprie caratteristiche tecniche. Ecco che accorcia subito la distanza. Oi, attenzione da parte si di Armando. Si difende Polisano anche con le ginocchiate, tira una ginocchiata saltata e Polisano parte con lo kick e poi seguita una ginocchiata un po' Sansica ha tirato una ginocchiata un po' fuori bersaglio, di pochissimo fuori bersaglio. Ma qua ci sono le due strategie. Bella lo kick, lo sta, gli fa piegare tanto la gamba. Sì, comunque, perché attenzione, lo kick di prima va a bersaglio. Sì, sì. Non lavora sui blocchi Polisano, dovrebbe migliorare il lavoro sui blocchi. Sarebbe, sì, e ripartire magari. Sì. Comunque. Gancio sinistro, bellissimo. Bella. Di attenzione il diretto destro da parte di Polisano, che va parzialmente a bersaglio. Adesso liscia Polisano. E qua sbracciano un po'. Poi i due si abbracciano, chiaramente l'arbitro li fa separare. Sansica chiude sempre facendo una finta prima di arrivare al bersaglio. Se fai caso, Francesco prepara l'azione e poi chiude la distanza. Sì. Guarda, fa sempre. Ecco, visto, là, ha fatto una bella finta anche di braccia. Ecco qua un butterfly kick che però non viene portato. Non va, ginocchio, non va. Diretto destro. Attenzione a Sansica che adesso prende. Sull'uscita tira sempre un destro. Sì, che è andato a bersaglio. Andato a bersaglio. Tra l'altro notato che Polisano ha cambiato per un attimo guardia, sì, forse sì, per evitare tirare il calcio girato. Esatto. Come vedi. Diamo il pubblico, il pubblico acclama il la suo reazione, la reazione di Armando Sansica. Manca davvero poco. Prova lei kick. Superman punch che va a vuoto però da parte di Polisano. C'è una ginocchiata tirata da Armando in clinch all'angolo proprio del suo maestro. Sì. Mancano pochissimi secondi. Lo kick di prima. Finisce la seconda ripresa che io assegnerei. Francesco, tu che mi dici? Se abbiamo la stessa idea, mi sa. Leggermente angolo rosso. Sì, leggermente, sì, angolo rosso. Leggermente angolo rosso, perché ha preso un po' meglio la misura, sì, probabilmente. Sì, sì, sì. Polisano ha preso qualche colpo, sì, qualche low kick di troppo. Quindi le gambe sono cominciano un po' ad abbassarsi, sì, sì, sì. Quindi sì, io sono d'accordo con te. Leggermente, sì, darei un 9 a 10 in favore di Sansica. Sì, sicuramente. Sì, sì. Quindi direi che il terzo round, sarà quello determinante per entrambi. Però quella smorfia ha detto tanto. Sì. Adesso è andata all'angolo più tranquillamente. Secondo me è stato un colpo proprio sul finire della ripresa, che magari ha
un dito del piede, gli ha fatto male, proprio una smorfia, piccola smorfia di dolore. Sì, sì, sì. Vedremo. Godiamoci questa terza ripresa. Sul filo del rasoio. Molto tecnici. Sì. Grande applauso da parte del pubblico. Stanno dando spettacolo i due atleti. Sono ripartiti. Francesco, comunque bisogna dire che questi ragazzi hanno un livello eccezionale. Sì, sì, sì. Cioè sì. Il livello è molto alto. Scambiano. Prova il laterale selvaggiamente, saltato. Selvaggiamente. Visto, ha provato il laterale saltato che non ha dato bersaglio, ma è stata una bella azione. Azione, sì, sì. Bella l'azione, veramente bella. Se entrava un gancio destro, destro da bersaglio, molto forte. Ma entra un middle kick medio sinistro al fegato. Al fegato trattiene. Mi sa che viene richiamato. Sì, infatti, sì, l'arbitro Sirigu Francesca richiama giustamente. Il parapiede il paratibia girato, quindi chiede tempo. Wow, mamma mia, ragazzi! L'hai visto? Mamma mia, che roba! Qui si va giù pesante. Francesco, come ti sembra questo, il livello di questi ragazzi che sono soltanto campioni regionali? Pensa a livello italiano cosa succede. Veramente eccezionale, ci stiamo veramente divertendo. Guarda, entra il middle kick. E ancora la ginocchiata che viene restituita da... Cioè, se le stanno, se, come si dice, si scambiano i convenevoli uno con l'altro. Sì, sì, veramente un bel match. Tecnicamente. Ecco, lo kick di prima che viene chiamato all'angolo e seguito alla perfezione. Sì, sì. Ora prende l'iniziativa, entra la ginocchiata. Ginocchiata. Bella la ginocchiata. Parzialmente parata comunque, cioè, da parte di Armando. Entra di nuovo lo kick, però subisce un diretto middle kick. Middle che secondo me ha subito, sì, che si è piegato. È una smorfietta, c'è stata. Sì, 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 l'ho sì, sentita, sì, mi sì. sa. Sì, sì, sì. Mancano 30 secondi. Deve dare il tutto per tutto. Calcio sinistro, calcio sinistro. Calcio sinistro che fa barcollare. Fa barcollare con la schiena, però attenzione. Sì, infatti viene richiamato ancora. 10 secondi. 10 secondi. Ui, la ginocchiata. Sta chiudendo il match. Polisano. 5 secondi, pochi secondi e finisce il match. Finisce il match. Secondo me con questa conclusione Polisano si aggiudica il match. Che dici? Secondo me sì, però siamo in casa, vediamo. Però dico, sì, siamo sì, sul filo del rasoio, sì, però... Sì. Ma, guarda, è la stessa situazione del match precedente. Sì, sì, sì. C'è sì. Una ripresa sicuramente vinta dall'angolo rosso e le altre due dall'angolo blu. Sì. Quindi potrebbe essere un 2-1, come potrebbe essere un pari. Vediamo, vediamo, vediamo. Staremo a vedere, però... Staremo a vedere gli arbitri se la pensano come noi, hanno visto lo stesso match. Bel match comunque, complimenti a entrambi. Attenzione, cioè, dal mio punto di vista la differenza sono stati proprio gli ultimi 30 sì, secondi sì, perché sì, comunque sì. Si è visto Armando Zanziga che è ha vacillato alla fine al colpo. Ah sì, quando ha preso alla il fine. Colpo alla fine sì, 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 sì. Alla fine sì. Quindi quello potrebbe sì. Pendere l'ago della bilancia dalla sua parte, staremo a vedere. Sentiamo? Sentiamo. Vince ai punti, ma l'angolo rosso. Come dicevo, siamo in casa. C'è, vabbè. C'è il fattore casa che c'è può. C'è il fattore casa. Però in effetti poi alla seconda ripresa ha fatto barcollare parecchio sì, sì, Polisano. Sì. Magari hanno dato tanto nel secondo round. Sì, sì, comunque, sì. Ripeto, entrambi hanno dato un bel match. Un bel match. Stone Fighter TV, yeah, Stone Fighter TV, Stone Fighter TV, yeah, Stone Fighter TV. Prendi un destro e un sinistro e forse un low kick. Sei sul magico schermo di Stone Fighter TV. C'è la Fauci Francesco e non ti perdere il film. Se non piace la lotta non passarci da qui. Stone Fighter TV.